Da tempo ai primi posti tra le città toscane per numero di sfratti, al penultimo posto tra le 10 province per dotazione di case di edilizia residenziale pubblica. È su questi dati che sul fronte dell'emergenza abitativa a Pistoia si sono innestate le conseguenze della crisi causata dal Covid. A lanciare l'allarme è il SUNIA, il sindacato inquilini assegnatari. Moltissime persone che di solito non si erano mai recate presso la nostra sede, che hanno subito gli effetti appunto determinati dal Covid, penso a parrucchieri, penso diciamo a piccoli commercianti, e questo ha dato proprio uno spaccato di cambiamento, perché diciamo il disagio abitativo sicuramente a seguito del Covid si è ampliato, e noi siamo molto molto preoccupati su quello che potrà essere l'autunno, quando terminerà anche il blocco dei provvedimenti esecutivi di sfratto fissato dal governo. Avete cercato anche di intervenire sui proprietari, con quali esiti? Solo una piccola percentuale dei proprietari ha accettato di ridurre i canoni, ma questo non perché, ecco, voglio dire, i proprietari sono ecco, di per sé cattivi, ma perché probabilmente sono mancate anche le politiche pubbliche di incentivazione per quei proprietari che sarebbero stati anche disposti in qualche modo a abbassare i canoni d'affitto, ma che se sceglievano di farlo lo facevano perdendo risorse proprie. Per cui in questo senso, come organizzazione sindacale, abbiamo sollecitato anche l'amministrazione comunale a perché venga convocato un tavolo delle organizzazioni firmatarie dell'accordo per discutere su dei provvedimenti, degli incentivi e operare appunto anche sulla leva fiscale per vedere di dare incentivi anche ai proprietari che decidessero di abbassare i canoni d'affitto, e anche per quei proprietari che decidessero di trasformare i contratti da contratti liberi a contratti concordati. Resta un problema sul territorio specifico, è quello della carenza particolare di alloggi di edilizia popolare. Sì, in questo senso noi proponiamo anche che venga convocato un tavolo tecnico allargato anche alle organizzazioni sindacali e agli inquilini per fare una mappatura di quello che è il disagio abitativo e soprattutto cercare di fare un'analisi sul fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E poi voglio dire anche l'ultimo tassello, anche pochissimi interventi di housing sociale, e quelli che sono stati fatti non hanno tenuto conto di un elemento importantissimo, cioè quello di una contrattazione adeguata dei canoni di locazione. E infatti a tal proposito chiediamo all'amministrazione comunale che venga convocato un tavolo per discutere e stipulare un accordo integrativo sull'housing sociale sul prossimo intervento nella zona di via Stelvio.